Cioè, il teatro è nato liberatorio, cioè per guarire la pazzia umana. I poeti, i profeti greci sapevano che l'uomo aveva bisogno di essere, di capire, di conoscere, e quindi attraverso la catarsi riuscivano a liberarlo di certi problemi. La psicanalisi è tutta fatta sul teatro greco. Freud ha saccheggiato tutto il teatro, la tragedia greca. Ma non c'era solo la tragedia, c'era anche la satira e la commedia. Allora, i poeti, i profeti sapevano questo qui e hanno sviluppato questo fatto del teatro, che è liberatorio, perché i neuroni a specchio inventati, cioè scoperti dall'Università di Parma, portano l'uomo spettatore a vivere interiormente quello che vedono sul palcoscenico, cioè le emozioni, le azioni, eccetera. E quindi questo se ne lì. Vivono un condensato di vita sul palcoscenico, come lo è il teatro. Il cinema è il sogno, è l'inconscio, perché i greci obbligavano ad andare a teatro, il teatro era gratis, cioè non gratis, pagavano il biglietto ai poveri perché tutti dovevano andare a teatro, perché nel teatro venivano chiariti i piccoli misteri. Attraverso i piccoli misteri potevi dopo essere introdotto ai grandi misteri e conoscere la metafisica. Cioè, questo era un discorso iniziatico. Il cinema non lo è in questi termini, però condiziona come sogno. E anche attraverso la conoscenza dei sogni c'è questo passaggio di catarsi. La televisione, invece, è un salotto nel quale ti illudi di essere partecipe presente, ma che fuffa, cioè parla, parla, parla senza arrivare a conclusione, perché non può parlare di ragione se non smentendo chi ha la televisione, cioè il padrone della televisione, parlando di potere, di politica. E quindi la televisione è il mezzo che il potere usa per condizionarci, come lo fu il cinema, ma il cinegiornale. Ho fatto uno studio sulla divinizzazione della zucca, che è di Seneca, a proposito dell'imperatore romano che poi lo fece morire. La divinizzazione di Mussolini avviene attraverso i cinegiornali. Mussolini perdeva la sera a tagliare, a montare tutti i cinegiornali che lui imponeva a ogni film. Berlusconi ha fatto la stessa cosa attraverso la televisione. Perciò la televisione è un elemento oppressivo, se vogliamo, che ha delle diverse attrattive, parliamoci chiaro, perché appunto ti sembra di star lì presente in una cosa. Adesso c'è quest'altro uso del linguaggio che è quello di internet, cioè il computer, dove sei come se tu leggessi, vivi il sogno e vivi le cose e ti sembra di partecipare a una gran cosa che non è vero, perché tu sei isolato, l'uomo diventa isolato. Il problema è che l'uomo non è un essere isolato. Anche chi fa come me yoga sta isolato. Non lo è, deve avere rapporti con gli altri, perché noi siamo parte di altri, cioè parte di un tutto. Più andiamo su nella conoscenza e della coscienza, siamo parte di un tutto. Questo è il discorso. Quindi è una contraddizione e non so fino a quanto questi linguaggi possono farti evolvere nella conoscenza. Questo è il problema. Delle...